Eder, Mac, Pallister. Il corpo ritrovato a Parma, dalle prime risultanze, apparterebbe a una persona morta circa 6-7 mesi fa e Alessandra Ollari è sparita, guarda caso, circa 7 mesi fa. Adesso però emergono degli ulteriori elementi che ci fanno pensare che si possa trattare realmente di Alessandra. Vicino al corpo è stato trovato uno specchietto da donna e dei brandelli di un vestito, sempre femminile. È stata trovata anche una banconota arrotolata. Quindi corpo di una donna morta probabilmente nell'epoca in cui Alessandra sparisce. E non è tutto qui, c'è un ulteriore dettaglio che aumenta esponenzialmente la possibilità che quella sia Alessandra Ollari. A sinistra in questa mappa vedete via Marzabotto, che è il luogo in cui Alessandra a Parma abitava. A destra invece vediamo via Sidoli e via Zoni, il punto in cui viene ritrovato il corpo. Ebbene, questi due punti sono davvero vicini. La distanza è di 1,7 km, quindi poco più di un chilometro e mezzo, una strada tutta dritta. Il corpo è stato ritrovato molto vicino al punto in cui Alessandra Ollari abitava. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.